Lasciatemi in pace. Cosa? Mi stanno sparando! Mi stanno sparando, Cristo santo! Dei pazzi! Benvenuti negli Stati Uniti! È una forcina per capelli. Ah! Cosa? Via! Grido più di te. Via! Via, porca puttana! Ascendi e scappa via! E ritorniamo a Ruba. Posso dirlo su YouTube? Ritorniamo con mettere atti di appropriazione indebita su DF Simulator 2, il sequel del primo, ragazzi, che volevo provare prima o poi, in quanto mi sono divertito abbastanza col primo. Un pelo di non so quale creatura in bocca. Comunque, facile, normale o hardcore? Direi di andare per il solito normale, in quanto non sappiamo una cippa del gioco. In realtà, storia un po' d'alta libera, perché non provare la storia? Vediamo che cosa ci aspetta. Curiosità numero 3, puoi teletrasportarti alla tua auto usando troppo in fretta. Puoi investire le persone. Oh Cristo. Oh Cristo. Primo slot di salvataggio viene sovrascritto. Come posso investire le persone? Sono un ladro o un serial killer? Due giorni prima, modalità storia. Numero privato, dovrei rispondere o rifiutare? Rispondiamo, perché dovrei rifiutare. Vediamo, rispondiamo. Stanno arrivando. Hai un minuto. Per fare cosa? Ok, questo sta brillando, c'è una grossa freccia. Ok, che la polizia? Oh madonna. No, questi non sono poliziotti. No, no, hanno il passamontagna e una pistola. Direi che sono tutt'altro che poliziotti. Dei soldi. Posso? Oh, posso! Alla grande, a grana. Se ne usciamo morti, almeno usciamo morti con 30 dollari, quindi è valsa la pena. Che devo fare? Oh, c'è qualcuno! Posso sporgermi? Oh, vieni di qua! Marrano! Non hai altri posti in cui investigare? Mi sa che non mi devo far beccare. Hanno degli uzi per le mani. Questi mi fanno diventare una groviera se mi beccano. Tu non devi uccidere me, io sono qui solo a fare lavoro onesto di pulizia. Ah no, devo uscire dalla finestra. Io esco dalla finestra, tu non fa niente, eh? Sono venuto qua a ripulire casa, perché era tanto sporca. È il mio lavoro. Guarda, mi dice Frescia di andare di qua. Non ho neanche visto la porta. Ok, Frescia mi dice di andare di qua. Come faccio a vedere, e deve essere la specializzazione della mia cultura. Vedere i nemici attraverso le finestre. Sei proprio brutto, mamma mia, ma cosa è successo? Sei caduto da piccolo de fascia contro un muro di cemento? Che è successo? Mamma ti ha abbandonato in un quartiere brutto? Perché vai in giro a sparare a gente che fa la pulizia in casa? A cui vedo diamante. Deve essere oggetto molto prezioso. Perché tenere oggetto prezioso dentro il capanno Tracy? Nessuno lo sa. Ah, un piede di porco. Non è oggetto prezioso. Ma c'è anche una chiave. C'è pure torcia. Alla gran... Not here. Hai detto bene, non c'è nessuno qui. Io vado. Left control. Oh, vogliono controllare. Oh, no, vogliono controllare dove sono io. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Corri, ragazzo. Corri, corri. Non fate beccare. Se ti sparano nel culo, riusciremo a correre molto meno. Ciao, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Bella, bella. Vado a pagare il mantenimento di mio figlio. Ci vediamo al prossimo video. Mica è un bel parcheggio, ragazzi. Un bel furgone, tra l'altro. Proprio. Non lo so, è un bel furgone, solo che lo considero un furgone proprio. C'è un kit medico? Non sto sanguinando. Posso pure sanguinare? Beh, direi proprio di sì, visto che ci... Ah! Ah, no, mi hanno visto! Ah, non devo guidare? Ah, proprio così. Pensavo di dover guidare. Pensavo di fare l'inseguimento più epico della storia, invece no. Ha detto he's here. Ho premuto E, sono sparito. Ok, però va bene, va bene, va bene. Ci sta, non so come mai io mi trovassi in quella casa, spero che me lo spieghi. Sono passati due giorni dopo che io ho rubato 30 dollari, rischiando la vita per quei maledetti 30 dollari. Cosa vuoi? All right, so you're in. Va bene. Quindi sei nella merda fino al collo, fratello, ce n'è messo di tempo comunque. Senti, sei amico mio e tutto, e ti aiuterò a uscirne. Hai un'intera organizzazione criminale alla calcagna. Fammi pensare a cosa si può fare. Diciamo così, fai incassare qualche persona, entra un paio di case e avrai il mio aiuto. Che ne dici? Per cominciare, andrei a 102 e ruberei un... Non dovrei... Nascondi il piede di porco, dilettante! Direi proprio di sì. Mi aveva detto pure il gioco. Uno che va in giro col piede di porco per strada. Chissà. Manca solo il passamontagna, guarda. Ed è tutto chiaro. Posso guidare? Come nel vecchio gioco? Nel tipo accendo la macchina. Beh, c'era scritto che potevamo investire le persone, quindi credo di sì. Accelera tempo.
terza persona. Guarda che bello che sono. Zio Stanislavo va in giro a rubare per le case. Io Stanislavo arrivo dalla lontana Repubblica Popolare della Repubblicana, è venuto qui a fare lavoro onesto di drappina delle case. Devo andare a casa 101, ma non so dove si trova. Posso schiantarmi contro gli altri, secondo voi? E la madonna, devo dire che è piacevole la guida. Per quanto sia... indie, è bella, è piuttosto piacevole. Dove si trova 101? Io non ho soldi per... Ah, ecco qua 101. Ecco perché ero parcheggiato così. My wife stole a bracelet. It's nice and shiny. Have you been on Dark Bank? Mia moglie ha rubato un braccialetto. Ah, era la radio che parlavo. Pensavo di sentire qualcuno parlare dalla casa. Oh, salve, ho visto qualcuno muoversi dentro casa. O era solo televisore? Posso entrare? O c'è qualcuno qua dentro? Cosa mi hai sentito? Sono qui, non ho fatto niente! Cosa fa ferro? Solo volevo chiedere informazioni sul vicinato! Come siete maleducati? Oh, cazzo, sono già arrivati! I piedi piatti! Via, 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 via! Via, via, via! Ah! Oddio, mi sparano! Siete... Ma che cazzo hai da sparare? Non mi sparare! Ma siamo negli Stati Uniti, proprio! Mi hai sparato vista! A un ladro! E Stanislavo è morto! Facendo quello che sapeva fare meglio. Il coglione. Santo. Ma poi veramente ero solo sulla soglia della porta. Magari volevo suonare il citofono e chiedere informazioni. Sul vicinato. Questi hanno chiamato subito la polizia. E mamma mia, la polizia in due secondi. Che c'è la centrale dietro l'albero praticamente. Fammi capire cosa posso fare. No, veramente, la polizia mi sa che ha la centrale dietro quel masso, perché veramente è intervenuto troppo in fretta. È intervenuto, hai ragione, è intervenuto. E io ti rubo pure la moneta, bastardo. Se tu hai usato chiamare la polizia solo perché io passeggiavo così, io ti rubo pure la moneta. Che... Ah, mi serve agilità 2 per salire. Ulla, questa è una bella cosa. Cosa? Cosa pure? Non mi investa, signore! No, mi lasci in pace, me ne vado! Non hai visto niente! Mi nascondo! Quel badile sulla mappa... Oh, Cristo santo! Cosa volete da me? Entra, guida, accendi, via, 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 via! Non avete visto niente! Come evito le stelle? No! Ignora, io sono un tranquillo passante! Da chi è stata avvisata la polizia della mia non sarai mica stato tu con la tua Audi da 4 soldi, eh? Io c'ho furgone da ladro. Tu non puoi competere contro la mia abilità. Raga, come si evita la polizia in sto gioco? Microcamera. Ah, c'è la microcamera. Ah no, la devo mettere io. Attendi 24 ore per scoprire quando gli inquilini escono. Hai capito? Vado avanti sto gioco. Sicuramente rispetto al primo ha tante cose aggiuntive. Oh, madonna mia. FFM, stealing the best music just for you. Stiamo rubando la miglior musica solo per te. Stupendo. Figlio di puttana, tu hai chiamato polizia? Vaffanculo. Te faccio vedere io. Pezzo di merda. Impara a chiamare polizia la prossima volta. Tu chiama la pula e io te taglio la pula. Ok. Appena scappa dalla polizia senza lasciare il luogo. Alla grande, ragazzi. Zio, quello è stato investito 30 miglia orarie. Ha battuto ciglio. Va bene, figlio di puttana. Te metto allora la microcamera. E metti. Ah, non ce l'ho. E dove ce l'ho? Ah, ma devo andare nel 102. Ho capito male. Ho letto male l'indirizzo, cazzo. Non ho finito la scuola. Io ho le elementari. Nella vecchia Repubblica della Repubblica Repubblicosa non ci davano a noi. Istruzione. E io e Cristo, non posso neanche scavalcare sto... Non sono abbastanza agile per scavalcare sto cazzo di cancello. Prendi il piede di porco. Usa il piede di porco. Minchia, se il piede di porco si rompe contro un cavolo di... Un cavolo di porta di legno. Siamo messi bene. Aspetta. Cristo santo, ma cosa ne sai che non è casa mia? Ma cos'è? Conosci quel tizio? Ma fatti i cazzi tuoi, Cristo santo. Maledetti, oh, questi girano lì nel vicinato solo per fare la spia, oh. C'è un cazzo da fare. Maledetti.
Ma fatti una pipozza! Ma io non lo so. Quasi. E non ha molta manovra il mio furgone, mi dispiace. Miglior autista autistico della storia. E non ci potete fare niente. Io sono il migliore sulla piazza. Io faccio tutto. Ma queste sono lampadine che si illuminano di notte. Perché mai... Mamma mia, questo è stato... Ingegnere Eugenio è passato e ha riparato nella maniera migliore che poteva questa staccionata. Il migliore ingegnere Eugenio. Perché lasciare dei soldi? $15. Posso rubare anche la birra? Cazzo, posso prendere la carta ma non la merce più importante. La bene amata. Perché non ha... Perché hanno una cassaforte in giardino? Usa. Trovato un oggetto nascosto, $100. Mamma mia, cazzo, ragazzi. Questi lasciano i soldi in giro. Questi si puliscono il culo con i soldi, ve lo dico io. Questi sono pieni di grana. Questi c'hanno tanti soldi. Andiamo, va. Vediamo. Hanno lasciato pure porta aperta. Questi non frega niente da casa loro. Chiave ingresso, 0 chili. La grande. Quando vuol dire che posso entrare? Quando voglio io qua. Ma posso nascondermi sotto il letto pure. Incredibilmente incredibile. Penso fosse un bel uccello della fauna locale. Non era nessun altro. Non era di sicuro. Dammi qua. Non era di sicuro. Era un uccello volante che andava in giro per il quartiere a suonare la sua bella sinfonia celestiale. E voi... Ah, ma sei il vicino, mi sa. Mi sa che è il vicino. $30, ragazzi. Oggi ho fatto il botto. Posso comprarmi kebab di zio Mimmo. Zio Mimmo mi fa il miglior kebab della storia, ve lo dico io. È il miglior kebab con cipolla, sputo da kebabaro e perfino salsa d'ascella. La salsa d'ascella di zio Mimmo non la batte nessuno. Stai blu. Ah! Che è tua sorella! Oh, cacchio, scusi, ho parcheggiato. That's ridiculous. Ma scusi, ma lei è una rompipalle. Ma che cazzo? Ma mi baci il Zebedeo, mi baci. Eh? Si aggrappi a sta fava, signora. No, un parcheggio migliore? Ti piace? Usa. Posso parcheggiare la roba? Posso buttare... Dove lascio la roba rubata? Signora, non è che mi dà una guida? Non so come mettere la roba nel mio caso di... Nel mio caso di pick-up. Come faccio? Non c'è l'inventario? Forse c'è. Bottino. Lo posso lasciare giù? Come la faccio a lasciare giù? Lascio oggetto? Dite che vale nel mio bagagliaio? Spero di sì. Che cazzo hai tu? Ti hanno infilato carota nel culo e stai provando nuova camminata alla Michael Jackson? Che succede, amico? Zio Gustavo! Zio Gustavo, che succede? Sta camminata? Ti hanno messo carota nel culo di nuovo, eh? E te fa coniglietto. No, il classico gioco della Repubblica Repubblicosa. Zio Gustavo fascia come se non ci fossi, eh? Io devo ancora continuare a perclustrare, a pulire casa di queste signore che mi pagano profumatamente per rimettere a posto i loro possedimenti. Oh, iPhone danneggiato. Ufone. Il tarocco dell'iPhone. Vediamo cosa c'è qui. Cosa cazzo mi aspetto di trovare uno schedario? Non so neanche perché l'ho aperto. Non so, il suo 730 posso trovare nello schedario. Posso usare quello. Potevo entrare dalla finestra, mamma mia. La porta naturale. Cos'è che non va questa tenda? Tenda da doccia. Mi posso nascondere dentro la vasca? No, sfortunatamente no. Ok. Un vasetto piccolo, dammi qua per... pure il quadro posso prendere. Cazzo schifo. Posso... Lascia quadro. Prende quadro. Lascia quadro. Signori, per favore, io non ci sono. Il quadro è sicuramente mio. Doc, dove cacchio lo lancia? A rompere le palle. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's pawn shop. He's my pal. Ti devo pure pagare. It's in the same neighborhood. Number 115. Cosa? 150 ha detto? Non ho capito. 115? No, 115, 115.
Aspetta un attimo, sto ancora cercando qua dentro. Bottiglia di vinello di zio Gino. Mamma mia, oggi feste... Peluche, posso rubare per... No, il peluche no. Sono un uomo dai sani principi. Rubo a tutti, ma non a bambini. Non posso richiudere questa, no? Non perché è sfondata. Come quello di tua mamma. Ho la torcia! Potevi dirmelo prima. Non posso utilizzare il piede di porco? Tanto. Usa il piede di porco. Rilevatore acustico. Oh, cacchio, via. Hanno un rilevatore. Perché avete un rilevatore acustico, Cristo? Accendi, via. Oh, cacchio. No, Cristo santo, mi hanno sfondato il culo. Pure questo si poteva rubare, tu non me lo dici. Ma che cazzo? Ma illuminami le oggetti di valore. Cristo santo. Ho finito di scontare la mia pena dei 14 lunghi interminabili giorni in galera, dove ho dovuto cucire le mutande di zio Robert. Di zio Robert maledetto. Guarda qua quanto mi sono perso, neanche lo sapevo. Pure la teiera li posso ciulare. Madonna mia. Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, bro. Non ho ancora finito, brother. Non ho ancora finito. Non rompere coglioni. Sta zitto, amico. 115, te lo do io 115. Testata su dente, vede. Te faccio spuntare gli incisivi dal retrocollo, te faccio spuntare. Velo de potana. È colpa tua se mi trovo in questo guaio. Te devo pure pagare? Per cosa lo devo pagare questo stronzo? Cosa menca lo devo pagare sto maledetto? Oh mamma mia, se sono veloce quando corro. Ora mi conviene guardare tutto, pure il gel per capelli a sto punto. Ma mi sa che sto rubando un senza tetto, raga. Non c'è niente. Il Head and Shoulders lo posso rubare. Mi posso rubare il Head and Shoulders, ragazzi. Qui c'era una statuetta. C'è ancora. Non si è salvato. Cazzo maledetto. Bottiglia di vino qua? Perché c'è bottiglia di vino? Abbandonata così. Questo amico è un alcolizzato. Ah, il vaso piccolo. Lo dico io che questo amico è alcolizzato. Stai portando troppa roba, non posso correre, c'è troppa roba. Allora tieni qua troppa roba, dammi qua i soldi. Ora non c'ho più troppa roba. Ok, giornata di sensibilizzazione sui ladri. Vuol dire che qualsiasi cosa loro vedano che è sospetto, chiamano la sbirra. Ok, allora andiamo. Rock Nation. Andiamo dal nostro amico Demetri a vendere la roba che abbiamo rubato. Zio Demetri è sempre il migliore sulla piazza per ricollocare i beni confiscati alla gente molto cattiva. Ma perché cazzo c'ha un porto nel suo giardino, zio Demetri? Perché zio Demetri ha un cazzo di porto nel suo giardino? Banco dei pegni di Crazy Joe. No, questo Demetri, non so che cazzo essere il Crazy Joe. Tu è Demetri. Demetri pussa culo. Demetri con la pussa al culo. Che cosa te prende, Dimitri? Perché mi greda così? Benvenuto, compro tutto. Beh, quasi. Le cose rubate sono preferibili. Spero che non passi la guardia di finanza, signor Dimitri. Allora, lascia oggetto. Interagisci, ti vendo. Padella. Quanto guadagno per la padella? Ok. Quanti soldi ho fatto? $600? Ma... $600 forse la mia paga mensile. Cristo santo, ma mi do anch'io al furto allora. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. Non lo dovrei dire. I need something from 104 and to break in there we need a drone. It happens. Non usare di rubare Cristo. Ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Cosa? Che devo fare? Aspetta, non ho capito. Mi ha detto qualcosa sul nascondino, ma stavo pensando a rubare la chitarra di Crazy Joe. Mi son distratto. Ma che, dov'è il rock? E infatti ora è rock. Molto soft come rock. Che devo fare? Impara l'abilità marcatura. No, aspetta, forse qua. Abilità. Questo cos'è? Marcare, evidenzia gli inquilini guardandoli, impara la loro routine. Guarda qua che bello che sono!
Porca puttana! Evgeny sarebbe fiero di me come sono diventato bello. Lui voleva diventare artista e bel modello, ma non ce l'ha mai fatta. Io purtroppo non ho abbastanza soldi per pagare il mio talent manager. Il bastardo si è preso la mia fidanzata invece che me, figlio di puttana. E adesso io sono qua a rubare, mentre lui sta a spendere il tempo prezioso con mio figlio. Mio figlio e la mia bellissima Svetlana. Cazzo, non avrei mai dovuto cedere quella notte nel nightclub. Maledetto. Lo sventaglio una volta il carotino e mi ritrovo con figlio. E adesso mio figlio non è più mio figlio. E lui non vuole neanche essere mio figlio. Vita triste la mia, molto triste. Per questo mi sono messo a rubare. In realtà io spero che la pula mi prenda. Altrimenti dovrò... Ma è il punto segnale. Ma dov'è? Dov'è sto? Ah, è quella S? Ma cos'è? Olio qua? Non riesco a capire cosa siano quelle macchie. Ciao amico mio Gustavo. Ancora con la carota nel culo. Guarda come guida questo, peggio di me. Madonna mia, è un altro giocatore, ve lo dico io. Da come guida è un altro giocatore che mi sta spiando. Levate il foto da puttana. È qua che mi... No, aspetta. Che cacchio. Non riesco a seguire neanche un cacchio di GPS, ragazzi. Sono messo male. Comunque ho messo male. Mamma mia. Spero che non mi veda la gente guidare in questo modo. Mi piace la musica jazz, però non lo so se piace a voi. Questo è bello. Beh, il giorno in cui mi piacerà la carota più, diciamo, della patata, forse ascolterò quella canzone. Va bene, scommetto che in qualche punto di vista, un punto visibile alle 15.00. Aspetta nel parcheggio e poi vai al punto che ho contrassegnato. Beh, questo è un parcheggio teoricamente, no? Finché non sono sulla zona pedonale, nessuno mi può dire niente. Vaffanculo. Adesso come cazzo aspetto qua? Usa? Cosa usa? Usa? Non sto sanguinando. E come faccio ad aspettare, raga? No, non voglio chiudere i tutorial. Voglio solo aspettare. E puttana maledetta, tua madre inclinata. Dove cazzo è il tasto per aspettare? Che cosa ho fatto? Non ho fatto niente, giuro. Non so, stavo cercando dove aspettare. Ma non so come si aspetta. Cosa? Mezzo milione di dollari di debito? Ma cosa ho fatto? Ho perso 300 tonnellate di cocaina. Mezzo milione di debito. Madonna. Ma faccio prima a seppellirmi vivo. È incredibile che non mi abbiano ancora ammazzato. Ora capisco perché c'era la gente armata in casa mia. Come cazzo si aspetta? Abilità. Accelerazione del tempo. Per accelerare il tempo. Ah, ma devo andare per forza in un parcheggio. Ok, ecco perché non lo vedo. Perché non sono in un parcheggio. Questo non è un vero parcheggio. Quello è un parcheggio. Ah. Chiaro. Ora posso aspettare. Ah. Potevi dirmelo, maledetto. Fino alle... Come scelgo? Fino alle 15. Bella dormita fatto. E adesso posso ripartire pieno di energia come non mai. Andiamo a rubare da filo di puttana. Salta, salta. Che sta facendo tizio? Che vuoi tu? Lo vedi? Marcalo così sapremo quando è fuori. Lo sto marcando. Va bene, ora fai un po' di pianificazione. Vedrai le sue prossime destinazioni. È un'abilità molto utile. Ok, e che devo combinare? Devo solo guardarlo. Modalità pianificazione. Ok. Alle 17 andrà lì. Vedi? Così ti sei risparmiato di dover consultare il tuo diario. Le mie fonti dicono che esce di casa dalle 17. C'è un problema però. Non puoi entrare col piede di porco perché il tizio ha un rilevatore acustico. Verrà attivato. Devi imparare ad aprire le serrature. Vai nel tuo nuovo nascondiglio e controlla il computer. Ho un lavoro per te e ti farà acquisire un'esperienza in più. Mi segnerà ad utilizzare il grimaldello, suppongo. E dov'è il mio nuovo rifugio? Questa è una bella domanda. Ma c'è veramente Gustavo? Lui si chiama Gustavo quel tizio. Pensavo fosse il nonno dalla carota in culo quando ho sparato a caso. Ma c'è veramente un Gustavo in questo gioco? C'è veramente un Gustavo. Alla grande. E dove cazzo devo andare? Dov'è sto mio rifugio? Dove cazzo è il mio rifugio? Maledetta maiala di una sorella inclinata.
Dov'è questo rifugio, raga? Ma io non voglio pianificare un cazzo, io voglio solo capire dove è sto rifugio. Boh. Grazie. Un po' di jazz ci farà bene. E la madonna! Che potenza, lì c'è un punto interrogativo. Cosa c'è nel punto interrogativo? C'è una cassa. C'è una cassa verde. Mi serve il grimaldello. Maledizione. Piede di porco non funziona in queste situazioni, sfortunatamente. Aia! Sono le 5, ma è buio come se fosse. Se fosse mezzanotte, praticamente. Sai, quando tramonto il sole è mezzanotte. Mi sono accesi i fanali, mi sono accesi, ok. Devo ancora capire dove cacchio è il mio nascondiglio. Esce dall'area. Ah, devo uscire dall'area proprio. Va bene, zio. Io vado. Sta zitta. Nessuno ha chiesto. Mi sono graffiato macchina. Questo è karma del femminismo. Lo sapevo che era una cosa vera quando Svetlana me ne parlava. Nascondiglio. Maledizione, interessante come gioco, eh. Fatemi sapere se lo volete vedere più spesso. Ogni tanto non so a che gioco giocare, gioco un pochino così troll per portare una puntata tanto per. Però mi ispira sto gioco, sembra molto simpatico. E più che altro voglio capire come riuscirò a pagare $500,000. Fatto più house nice? Just pay me the non è bella cosa? Pagami l'affitto ogni settimana e andrà tutto meraviglia. Quando ricevi dei soldi puoi fare riparazioni. Al computer. Devo farti fare un giro nel nuovo mondo. Ah, questo è dove lascio la scatola dei bottini, dove abbandono la roba e il giorno dopo passa il corriere che si ritira tutto. Ok, il computer sarà mica quello. Minchia che bello sfondo. As you gain experience, better tools will become available to you. Oh Cristo. Cosa? €500 per una microcamera? Ma che cazzo è? Voglio dire, la stiamo comprando. La stiamo comprando dall'iPhone lì, dalla Apple. È l'unico così pazzo da vendermi una microcamera a $500. Cane, carne per cane. Why not? Che devo fare? Man mano che esisce. Ho capito, ma mi serve il grimaldello, no? Non ce l'ho. Capito, torno alla pagina principale. Che devo fare? Uso il computer, ho capito, ma non è molto chiaro. È quello il problema, non ho experience. Devo comprare questo? Ok, ho comprato quello. Un po' di carne? Ok, e ora? On Rob Tips, you can buy information about houses, loot locations, security cameras, tenant routines, etc. Gather all information about 102, free of charge. C'è una recinzione rotta dietro la casa, la finestra del bagno è aperta. La casa rimane vuota. Check out Black Bay. Allarme su un cassetto in camera da letto. Sul cassetto in camera da letto. So keep an eye out. Go to Hell Neighbor. Like I said before, you need more experience before you can learn. Immaginatevi veramente se ci fosse. Ah, devo accettare il lavoro. Distruggi questo. Distruggi la finestra, distruggi alcune cose. E chi è che sta sul cazzo questo tizio che gli devo spaccare tutto? C'è uno che si chiama Gustavo, che potrebbe mai aver combinato? Per arrabbiare qualcuno. Deme amico, quando rubi cose e completi lavori ottieni un'esperienza. Con sufficiente esperienza puoi imparare nuove abilità, come il lockpicking, che è necessario per entrare nel 103. Vai al 102 e completa il lavoro che hai appena accettato. Dovrebbe essere piuttosto facile. Dipende, cosa c'è di facile? Mi hai detto che praticamente allarmi ovunque, all'allarme acustico, all'allarme su un cassetto. Per chi è che mette un allarme in un cassetto in camera da letto? Aspetta, posso chiamare anche la polizia? Quando la polizia viene chiamata rischi di far scattare la giornata di sensibilizzazione dei ladri per alcuni giorni. Significa che le persone saranno molto più propense a inchiappettarmi, insomma. Mamma mia, famiglia Adams dei ladri proprio. Avrei bisogno di un venerdì, raga. Di un piccolo venerdì, assistente. A rubare. Va bene. Parcheggio perfetto. Nessuno ha niente da dire. La porta, ma tua sorella è bloccata. Bloccata in un'inclinazione di 90 gradi. Ma io non lo so. Non ti permettere mai più di vedermi che la mia porta è bloccata. Scusa? Siamo sicuri che non c'è. Oh, questa luce non mi convince. È una videocamera. È una cassa di videocamera. Oh cazzo, sono nei guai. Ora come esco da qui? Sono entrato nella mia gabbia. Oh cazzo ragazzi, come esco da qui? Ok, questo è aperto, ok.
Mi sta spaventando. E questa è la 102? E non lo so, sono spariti i numeri. Sono spariti improvvisamente i numeri. Oh, ecco. Cioè, mi metti le sbarre a questa finestra, ma questa è aperta. Ok. Ammassa la logica, fratello. Tu sei proprio un grande. Io te stebo. C'è una stella qui, che cosa vuol dire? Distruggi alcune cose. E come le distruggo? Ah, facile. Ma chi è che... cioè, fa il lavoro notturno questo? Fa il turno notturno che... non c'è in casa quest'ora. Oh là! La miseria, che cattivo. Questo non si spacca. Ma il mio piede di porco quanto... entro quanto si spacca, cioè... Io faccio... ah, mi piace rubare, ma... ho sentito un rumore. Guarda che è un piede di porco, te lo tiro in testa. Non fa arrabbiare mia, eh? Te spacco cabeza. Te spacco cabeza senza pietà. Devo fare attenzione in camera da letto perché ha detto che c'era un allarme. Ma qual è la camera da letto? Ma siamo alla 102, raga. No, credo di essere alla 101. Questa l'ho già svaligiata. Per questo non c'è niente. E questa è alla 101. Oh! Hanno chiamato polizia! Oh, cazzo! Ha chiamato gli sbirri! Nasconditi nel cassonetto! Esco, esco, esco! Ma perché mai la polizia non dovrebbe cercarmi nel cassonetto? Oh, non c'è nessuno! Sono nel mio habitat naturale! Fescia umana, spassatura vivente! Non c'è niente qui! Non c'è niente se non un rifiuto umano! Sono al mio posto! Non c'è nulla di strano, gente! Maledetto! Pursuit called off! Suspect not on the scene. Hai detto bene, ho spaccato un bidet, ho spaccato dei piatti e basta. Ora sono andato via, mi sono divertito abbastanza. Posso uscire? Posso uscire senza farmi sparare dal polizia? Alla grande. Andata? Sarebbe davvero divertente se te beccassero. Uno sfugge ad assassini distratti, ma non riesce a sfuggire a uno sbirro che si è mangiato una ciambella mentre correva sulla scena del crimine. È ora di imparare lockpicking. Se qualche strana ragione non ha esperienza, ruba qualcos'altro dal 102. Con piacere. No, devo spaccare la finestra, mi avevi detto, no? Ah no, è un consiglio. Oh cacchio. Quella stella invece che cos'è? Ah, spacca la finestra. Cazzo, sì, missione compiuta. Poi mi avevi detto, mi avevi fatto vedere un'altra cosa, un dollaro. Cosa c'è? Ah, c'è bottino. Sveglia. Qual è bottino? Non c'è nessun bottino, da che cazzo tu parla? Non c'è alcun bottino, sei un bugiardo, sei. Amico mio. Che cazzo vuoi? Bravo fratello, sei stato molto bravo. E ordina un simpatico set base da lockpicking. Puoi acquistarlo anche dal tuo PC, ma sarebbe una perdita di tempo. Quindi posso comprarla anche nel telefono. Usa il telefono. Premi test freccia in su. Hai capito? È GTA 5 questo, raga. Quick buy. Quick buy. Kit base da lockpicking. E dove mi verrà consegnato? Ora è lo strumento, puoi esercitarti su una serratura dal 102 se vuoi. Fare pratica fa sempre bene. Ah, guarda qua. Ah, è tipo Skyrim. Hai capito, è tipo Skyrim. Ok. Alla grande, facile facile. Andiamo a scassinare casa di tutti i miei amici. Frega un cazzo. Scassiniamo casa di tutti i miei amici. Bastardi maledetti. Ah, c'è tizio che dorme. C'è tizio... ma le serrature diverse. C'è tizio che dorme. Ah, la grande, sono troppo forte. Ma l'allarme a Cusco rileva solo quando spacco la porta o anche... o solo anche quando scorreggio? O solamente quando spacco la porta? Domanda molto importante. Bastardo, ho chiuso la persiana. Dite che posso entrare senza farmi beccare? Ali a vetro? Oppure... gomitata? E vedi? Vedi com'è facile. Dormi, dormi, bel bambino, Gustavo è un birichino che si prende un piede di porco se osa solo svegliarsi. Io non perdono nessuno. E te infilo il piede di porco in culo. Ok. Ma se mi si spacca questo grimaldello? Cioè, l'ho pagato $70, un cacciavite e una forcina per capelli. Ah! Ah! Cosa? Via! Ah! Non ce ne... oh, Cristo santo! Grido più di te. Via, via, porca puttana. Ascendi e scappa via. Ascendi e scappa via. No, non hai visto niente. Via, 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 via.
Non c'è niente, amico mio, non c'è niente. Non hai sentito niente. Fate fate tuoi. Signora, la prego di non segnalare la presenza di una macchina rossa che guida in maniera impeccabile. Ah, questa sembra una bella casa. Piena di roba. No, un ristorante. Non mi prenderete mai vivo. Ho già fatto i miei 14 giorni questa puntata. 14 giorni di galera. Sono troppi. Lasciatemi in pace. Cosa? Mi stanno sparando! Chi è il pazzo? Cosa? Mi stanno sparando, Cristo santo! Dei pazzi! Siamo benvenuti negli Stati Uniti! Ma mi stavano sparando, è normale che siano stati avvisati! Porca troia! Oh mio Dio! Non era sulla mappa quel tizio, mi sparava così dal nulla, ma poteva beccare qualsiasi civile nei paraggi, lui no! Doveva far vedere che il suo potere prevale su tutto. Mamma mia, che abilità la guida. Non c'è nessuno nei... Mi sta di nuovo cercando. Da che nessuno mi ha trovato? Ok, sono di nuovo visibile. No, sono di nuovo trovato. Ma che cacchio? Mi hanno visto o non mi hanno visto? Non riesco a capire. Non è molto chiaro. Improvvisamente di nuovo la stella è tutta grossa. Non lampeggia più. Che mi fa pensare che mi abbiano beccato. Ok, quindi restiamo qui. Non è che mio fratello Demetro ha la possibilità di nascondermi dentro il suo cassonetto? Ma poi che orecchie c'ha quel tizio? Madonna mia, veramente. Ma allora a sto punto ti drogo il cibo, ti metto 3 kg di sonnifero. Madonna. Ha trovato una porta aperta, alla buon'ora direi. Alla buon'ora oserei dire. Signor inquilino, dov'è l'inquilino? Fammi vedere. Signor inquilino, non è che volete sentirmi di nuovo? Dove sto bastardo? Di nuovo! Porca puttana! Di nuovo, è incredibile sto tizio. Sono il peggior ladro. Entra! Entra! Oh cazzo! Via, via! No, 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 no! Cosa? Non mi prenderete mai vivo! Aia, 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 aia! Cristo, sto morendo! Aiuto! La polizia è stata avvisata della tua posizione. Da chi? Da chi? Il pezzo di merda che mi ha avvisato, che l'ha avvisata. Ma forse sto morendo. Aspetta un attimo. Non devo utilizzare kit medico? Fermo, fermo, non uscire dalla macchina. Ok, motore on off. Ma chi è che continua a chiamare la polizia? Ma chi è il bastardo? Poi due volte. Forse oggi non rapineremo nessuno. Ah no, nel 103 devo andare a rubare il drone. Dalle 17 alle 21 il tizio è fuori. Maledizione. E qui? Sono nascosto finalmente? Sono... Ok, no, perdo una stella per volta proprio. Miseria ciadra. Quanto posso aspettare? Dai zio, ho perso tutti i soldi in danni alla mia macchina. Ok, ora mi lasciano in pace finalmente. Casa di Anderson. Lascia stare casa di Anderson, abbiamo un tizio da ammassare qua. Madonna mia, prendo piede del porco e te spacco la cabeça. E che ora è? Che ora è adesso? C'è ancora gente che gira. Maledizione. Forse la volta buona. Che parcheggio perfetto, sono il migliore. Sono il migliore nel settore, ragazzi. È il migliore. No, il 103 è lui. Casetta di Wilson. Ora il tizio c'è ancora o no? Non ho capito. Eh no, è grigio. Fammi vedere. Il mio amichetto. Non è che c'è una finestra aperta? Maledetto figlio di puta. È chiuso. C'è la telecamera. Maledetto. Perché non lo posso segnare? Lo posso segnare il bastardo. Oh. Di nuovo! Ma che razza di sesto senso c'ha sto tizio? Ma buon Dio, Cristo santo! Via! Non c'è niente! Di nuovo 3 stelle! Oh cazzo! L'elicottero pure! Oh cacchiarola! Per un ladro non è un pochino eccessivo! No, mi avrete mai vivo! Guida! Guida! Oh cazzo! Via via! Aiuto! Oh madonna, c'è chi non dall'elicottero, mi sta sparando! Aiuto! Vogliono uccidere! Aiuto! Non è una caccia al cervo, lasciami in pace elicottero!
Oh madonna, mi sa che devo scappare dalla mappa. Senza ribaltare la macchina, possibilmente. Dov'è l'elicottero? Mi ha visto l'elicottero. No, mi ha perso l'elicottero. Cristo santo. Se n'è andato l'elicottero, mi sa. Alla grande! Ma eccolo là l'elicottero, è quello? Non lo so, mi sembra di sì. Madonna mia. Mancavano solo i carri armati. CTA scappa da 3 stelle. Ciao ragazzi, sono io, Non ho riconosciuto la macchina, La lezione di cucina di Chambelle non ve l'hanno insegnato. Ah, è fuori dalle 17 alle 21. È lui che è fuori dalle 17 alle 21. Hai capito? Ora è chiaro. Allora io esco. Me ne vado a dormire. Me ne vado a dormire fino alle 17. Chi è? Chi è che mi ha riconosciuto? Ah no, aspetta, c'è un poster lì. Fermo, fermo, lascia stare la musica. Dobbiamo strappare le foto di noi. Io non ho fatto le foto. 5.000 dollari d'Italia. Beh, loro non sanno che c'è 500.000 d'Italia su di me. Dov'è l'altro poster? Minchia, quindi a 3 stelle praticamente ti fanno pure la foto. Hai capito? Non ho fatto la foto. Me l'ho preso foto da Instagram, ragazzi. Quando ero giovane e la gente mi ha riconosciuto. Devo cercare un altro poster da strappare, ma non so dove. Parcheggio perfetto. Io faccio il cazzo che vuole in questa città, è tutta mia. Ok. Dormi fino alle 17. Dormi. Ma sei in fretta il tempo, eh? Ok, il tizio è fuori. Mamma mia. So stare 10 ore in macchina ascoltando. Mi prendi per il culo? Ma non ho fatto niente! Non ho fatto ancora niente! Scusate. Qualsiasi cosa su sto gioco, raga! Chi l'ha avvisata della mia posizione? Mamma mia, pure i muri hanno gli occhi in questo gioco, raga! Maledizione, figlio di puttana! Fatevi cose vostri! Che ne sapete io di che cosa. Perché lo faccio? Magari devo mantenere una famiglia. Oddio, qualcuno mi ha riconosciuto. No, devo stare proprio lontano dalla gente in generale, raga. Mi riconoscono tutti in questo posto. Evitiamo di schiantarci. Altri danni alla macchina non sono proprio graditi. Finalmente, buon Dio. Alla buon'ora. Polizia, vaffanculo. Non mi avrai mai. Non mi avrai mai, io sono innocente. Ho solo pezzo di merda. Figlio di puttana, ci vediamo. Ora io entro in casa tua e vediamo se ancora vuoi di fare il furbo. Testa del cazzo, ha scoperto effrazione. Te la do io effrazione. Ti spacco le ginocchia con piede di porco. Vedi che effrazione te do io. Coglione. Vediamo. Dammi qua tutto quello che hai. Tutto, tutto, tutto. Non gli deve rimanere manco un paio di mutande. Non deve rimanere sto feo di puttana. Così impara a farmi sudare. Ma io non lo so. Ma cosa... Ma è quello il punto. Cos'è che mi riconosce così? E mi sente qualsiasi cosa? Cos'ho? I scarponi da montanaro che mi sente camminare per casa. Capito? Magari una porta che si apre. Anche a senso. Ma cos'è che mi sente? Ogni cosa che faccio. È quello che è incredibile. Non scorreggia, lui mi sentiva. Incredibile questo tizio. Dio mio. Quando vai a casa di un tizio per derubarlo e scopri che è più povero di te, raga. Siamo in quella condizione adesso. Più povero di me sto tizio. Cosa ho trovato? Adattatore wifi USB, ma l'appena l'ho visto. Aspetta, io c'ho una torcia. Mi sono dimenticato, fratello, di avere torcia. Ah, mi posso nascondere nel bagno. La grande, spero solo che la polizia non mi trovi quando mi nascondo nel bagno, che sarebbe un pochino imbarazzante spiegare che io ero sposato con questo tizio e mi stavo solo nascondendo. Ok, non c'è niente. Ok, c'è il drone. Vedo che c'è qualcosa, un allarme in camera da letto. Non so se stesse parlando col drone. Del drone. Ce l'hai? Ottimo, devi migliorarlo perché possa disattivare le telecamere. Ce n'è una all'ingresso del 104. Dammi un secondo, amico mio. 10 dollari? Dammi tutto. Dammi tutto. Questo tizio non gli deve rimanere niente. Quindi questo cassetto è allarmato.
prendiamo tutto e poi prendiamo anche il cassetto che è allarmato. Prima prendiamo tutto quello che riusciamo. Niente, niente. Oh, Dolarios, dammi qua. E che nascondevi la tua... la tua risparmia? Ora è tutta mia la risparmia. Corrente spenta per sé lì. Stai portando troppa roba, quindi adesso posso rubare. Hai capito? Alla grande proprio. Quindi adesso ho tutto. Posso uscire. Guarda qua i soldi, così sparsi in giardino. Sto maledetto, un altro pieno di soldi. Un altro pieno di soldi, maledetto. Mattone. Sai cosa? Ti spacco pure una finestra, pezzo di merda. Che lancio da campione. Che lancio da campione. Ah, ok, è una finestra antiproiettile, la classica. Le stanno facendo adesso ultimamente, mamma mia. Terribile. Terribile. Un problema per tutti noi ladri. Cioè, per tutti i ladri. No, sto bloccando la... Scusa, fratello, vada via subito. Tolga via disturbo. Tolga subito disturbo io. La grande. Quindi ce l'abbiamo fatta. Andiamo a vendere subito tutto, visto che... Oh, zio Gustavo con la poca ruota nel culo, ciao. Tu mi sai, sei proprio de spione, zio Gustavo. Secondo me sei tu che hai fatto la spia su di me. Ne sono sicuro. Andiamo a vendere tutto. E finalmente potremo comprarci la pay TV per guardarci le partite della Champions. Ah, oh, cazzo, siamo stati eliminati dalla Champions. Che tristezza. Piango ancora adesso. Zio, c'è qualche problema? Demetro? Qualche problema? Io te vendo tutto. Vediamo quanti soldi abbiamo fatto. Non ho fatto niente. Ho fatto $700. Ah, G-drone? Impossibile avviare il drone qui. Ah, ho capito. Quindi adesso ho il drone per disattivare le telecamere. Ragazzi miei, beh, credo di aver imparato abbastanza in questo gioco. Facciamo così, fermiamoci qui per ora. Fatemi sapere quanto spesso vorreste vedere questo gioco. Vi ringrazio per aver guardato. Mi auguro di vedervi nel prossimo video. Non dimenticate che siete migliori. Vi auguro il meglio. Bella bella.